Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua. In questo video prenderò un po' a parlare dell'ufficialità di mercato e anche quest'oggi tante notizie di cui andare a parlare e direi che possiamo quindi subito partire senza perderci troppo in chiacchiere con il parlare un po' di una cessione che ha appena annunciato, appena qualche giorno fa ormai, però ha annunciato il Sassuolo. Infatti Russo approda in Belgio al Saint Sint Truiden. Portiere classe 2001 che lascia così il Sassuolo, si accasa nella formazione belga con la formula del prestito, un'operazione importante per un giocatore che va così a fare esperienze all'estero. Quest'anno ha giocato tra le altre cose proprio nel Sassuolo, ma l'anno scorso, se non mi ricordo male, proprio all'Entella mi sembra che giocò Russo, e anche con continuità, poi con l'Entella retrocesso è tornato al Sassuolo che adesso in questa sessione invernale lo cede in Belgio, portiere molto molto giovane, under di buone prospettive, che va a fare questa esperienza all'estero che spero che per lui ovviamente sia formativa. Vediamo se poi effettivamente sarà così. Detto questo, altra notizia, ulteriore cessione siglata da una squadra italiana perché Vabro approda al Copenaghen, ritorna così nella squadra da cui la Lazio lo ha prelevato, difensore classe 96 che arriva in quel di Copenaghen in prestito con titoli di scatto fissato da circa 7-8 milioni di euro. Una Lazio che lo ha pagato, se non mi ricordo male, 12-13, sicuramente più di 10. E quindi, dovesse il Copenaghen riscattarlo, sicuramente è una cifra nettamente inferiore rispetto a quanto la Lazio poi lo ha pagato. Ma anche perché, così come il colpo Muriqi è completamente fallito, Vabro ha giocato pochissimo in questi ultimi 2-3 anni a Roma, adesso viene ceduto giustamente in prestito. E adesso vediamo cosa riuscirà a fare in un campionato che conosce bene, in cui è cresciuto, in cui è esploso. Vediamo si potrà dare una mano importante a una squadra che tra l'altro il Copenaghen si è rafforzato non poco, perché vabbè, al di là che c'è stato qualche addio importante, vedasi quello di Wind, però è arrivato Babacar, sono arrivati diversi attaccanti importanti. Adesso c'è anche Vavro che è un giocatore che conosce l'ambiente, che non è neanche male per il livello del campionato danese, per cui è una squadra che si sta costruendo e che si è costruita più che altro bene. Adesso dovrà proseguire questa stagione cercando di provare fino all'ultimo ad arrivare alla vittoria del titolo. Adesso sta facendo la corsa con il Midtjylland come poi ogni anno fa. Rinforzo quello di Vavro importante e permette a Lazio di liberarsi di un calciatore che è considerabile tranquillamente, senza offese, diciamo così, come esubero, perché è fattuale che sia un esubero, però c'è un diritto, ciò vuol dire che potrebbe tornare in estate, quindi la Lazio potrebbe ritrovarsi la patata bollente ancora in estate, vedremo un po'. Altra notizia, questa è in casa Heracles, ritorniamo un attimo nel Benelux, in Olanda in questo caso, perché è ufficiale Ogma approda all'Heracles al Melo, come vi dicevo. Difensore classe 98 che firma un contratto quinquennale con la formazione olandese, un giocatore che arriva direttamente dall'Hoffenheim in questa prima parte di stagione, ha militato nel Furt, non però convincendo come praticamente qualsiasi giocatore del Furt, che in questa prima parte di stagione fino a questo momento sta facendo malissimo, una delle squadre, forse la squadra peggiore del campionato tedesco, ma togliamo anche il forse a livello di statistica, a livello di classifica, quello ci consegna c'è una squadra messa molto male. Ogma, così come gli altri, non aveva convinto particolarmente, riparte così dall'Heracles, una squadra di medio alto livello nel campionato olandese e può rafforzare sicuramente il reparto di reparto difensivo. Arriva, come dicevo, dall'Hoffenheim che lo cede così a titolo definitivo, quindi non credendoci fino in fondo. Detto questo, trova sistemazione Younes che era tornato qualche giorno fa dal prestito a Francoforte, è tornato al Napoli e approda in Arabia Saudita. Infatti firma con l'Al Ettifak, trequartista classe 93, che firma un contratto triennale con l'Al Ettifak, squadra, come dicevo, saudita. Lascia così il Napoli a titolo definitivo, un giocatore che ormai nel pieno della carriera non è più considerabile come giovane di prospettiva perché ormai va verso i 30 e ha comunque qualità importanti, è un giocatore brevilineo che
ha qualità e anche dei colpi intriganti talvolta, però non ha mai trovato quella tanto agognata continuità che poi è fondamentale per un calciatore di alti livelli. Va a fare questa esperienza sicuramente remunerativa alla Letifac e un po' particolare in Arabia. Vedremo se ci rimarrà tanto oppure se tra qualche mese o addirittura qualche stagione ritornerà in Europa. Vedremo un po'. Detto questo, altre notizie, questa in casa Roma, perché sempre nel Benelux viene ceduto Reynolds al Kortrijk, terzino classe 2001 che approda in Belgio con la maglia del Kortrijk in prestito secco, quindi senza diritto di riscatto o altri tipi di clausole. Operazione importante per un Reynolds che a Roma, arrivato poi in estate dall'MLS, non ha praticamente mai convinto, giocatore molto giovane, di prospettiva su cui la Roma ha puntato e vorrà certamente puntare per il futuro. Proprio per questo si è arrivata a decisione, con l'avallo ovviamente del mister che lo ha fatto giocare ma con poca continuità perché evidentemente non lo reputava pronto per un campionato molto complicato come quello della Serie A, va a fare questa esperienza in Belgio proprio come dicevo, per crescere, per maturare. Vediamo se riuscirà a tornare a Roma maturato effettivamente. Detto questo, altre notizie, questa in casa Leverkusen, perché arriva Asmun, notizie in realtà che ripetiamo ma per il semplice fatto che arriva fin da adesso, attaccante classe 1995 che arriva direttamente dallo Zenit, ma lo fa comunque in maniera definitiva. Firma un contratto infatti fino al 2027 con il Leverkusen, si parlava addirittura di Lione, anche da alcune squadre italiane interessate al calciatore, che in Russia con il maglio dello Zenit ha sempre fatto molto bene, ha qualità importanti, è un attaccante ottimo che sicuramente nell'Europa che conta, cioè nei top 5 campionati europei, può dare tanto. Adesso dovrebbe, e ripeto dovrebbe perché si parla di altre notizie, nel senso che si parla addirittura di un possibile arrivo di Azmoun fin da adesso al Leverkusen, così che Leverkusen lo abbia a disposizione già da gennaio, quindi per i prossimi mesi, per questa stagione. Però in linea puramente teorica, a meno fino al momento in cui sto registrando, Azmoun dovrebbe rimanere allo Zenit e poi lasciare a zero, questo in tutti i casi, la squadra russa. Dovesse invece arrivare fin da adesso, Leverkusen sarebbe costretto a pagare un indennizzo che però è molto molto basso, pagherà pochi milioni di euro per portarlo via, che sono infinitamente inferiori al valore di mercato del calciatore, ma per il semplice fatto che è in scadenza. Se no, stando alle ultimissime notizie, potrebbe, come vi dicevo, rimanere allo Zenit, lasciare così come Insigne a zero definitivamente la squadra russa, per poi approdare in estate, il 1° luglio, all'Leverkusen. L'altra notizia, sempre rimanendo in Russia, è il colpo siglato dalla Lokomotiv Mosca, perché arriva ufficialmente Isidor, attaccante classe 2000, che firma un contratto quinquennale con la squadra russa, arriva direttamente da Monaco per circa 3,5 milioni di euro, quindi cifre anche relativamente basse per un giocatore di buona prospettiva, un under che a Monaco nel Principato non ha trovato molto spazio, un giocatore che lascia così, come dicevo, il Monaco, va a fare questa esperienza in casa Lokomotiv, che tra l'altro nel reparto offensivo si è rafforzato non poco, visto che è arrivato un attaccante di grande livello quale Kukta, ex Slavia Praga, che è molto molto forte e che sicuramente in Russia può fare bene. Isidor va a rafforzare ulteriormente un reparto che quindi in questo momento si può definire completo per la Lokomotiv Mosca. Detto questo, altre notizie, proseguiamo perché c'è da parlare di di Serie C in questo caso, perché Rovaglia lascia ufficialmente la Fermana, torna dal prestito e ritorna così alla Ternana, attaccante classe 2001 che era arrivato a Fermo dalla Ternana in prestito in estate, non ha trovato molto spazio, un giocatore di buona prospettiva su cui la Ternana comunque punta, ma che, come dicevo, alla Fermana non ha trovato grande continuità, non ha saputo dimostrare le sue qualità e quindi si è arrivati bilateralmente, poi tramite un accordo bilaterale, a questa rescissione del prestito
che lo porta quindi a tornare alla base, cioè alla Ternana. Colpo siglato dalla Mantova, un giocatore che sta facendo molto molto bene con il Mantova, segno praticamente ogni giornata dal momento in cui è arrivato, e stiamo parlando di Monachello, attaccante classe 94 che firma un semestrale con il Mantova, cioè fino a fine stagione, riparte così dal girone A, attaccante tra le altre ex Foggia, giocato tra l'altro anche, ha fatto diverse esperienze in campionati esteri, tra cui quello ucraino, anche in Francia, in Belgio, ha avuto una carriera molto, molto particolare. Negli ultimi anni però ha militato praticamente sempre in Serie C, un attaccante di ottimo livello che, come vi dicevo, sta giocando tanto, perché al Mantova nelle prime uscite con la maglia del Mantova ha già segnato diverse reti, quindi si è già calato subito bene nell'ambiente, un attaccante di alto livello per quella che è la categoria. Colpo importante però siglato anche dal Foggia di Zeman, arriva infatti al Monterosi di Paolo Antonio, centrocampista classe 92 che arriva in prestito dalla formazione laziale. Stiamo parlando di un centrocampista di, tutto sommato possiamo dire, esperienza, ormai viaggia per i 30 anni, giocatore che la categoria conosce molto bene, fece molto bene e fece vedere ottime cose ad Avellino, a Monopoli, un giocatore di livello per la categoria, grande qualità. In questa prima parte di stagione al Monterosi ha giocato, anche se però da parte sua qualche cosina di più onestamente me lo aspettavo. Riparte però dal Foggia, dove secondo me, viste le sue qualità, con il gioco di Zeman può dare una mano in panto alla squadra, ma anche le sue qualità possono risaltare non poco in una squadra che ha una precisa identità di gioco grazie alla mano dell'allenatore, centrocampista di categoria assolutamente, che va a rafforzare la squadra. Altra notizia, questa è un ritiro in realtà, perché Sforzini annuncia il ritiro, ex attaccante classe 1984, giocatore che ha vissuto diverse esperienze importanti in Serie C, anche in Serie D negli ultimi anni. Ha giocato tra le altre ad Avellino, dove forse ha raggiunto, non dico l'apice, però ha sicuramente fatto delle ottime stagioni. È un attaccante che ha fatto la sua carriera non a livelli straordinariamente alti, però certamente per i campionati professionistici, comunque di Serie C, Serie D, è un nome importante. Quindi annuncia il ritiro e vedremo adesso che cosa deciderà di fare in futuro, se ripartire nel mondo del calcio come dirigente, come allenatore, oppure se intraprendere qualche altra strada. Finalmente il Modena però piazza il colpo Uccada, centrocampista classe 99 che arriva direttamente dal Gubbio firmando un contratto quadriennale, cioè fino al 2025, con il Modena, che lo blinda. Operazione importante per un Modena che tra le altre cose a centrocampo ha annunciato anche l'addio di Castiglia, che è nato a Piacenza, quindi necessitava di un rinforzo in quel reparto. Centrocampista che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione al Gubbio, dimostrando ottime qualità, e riparte così da un Modena che ha l'obiettivo di arrivare primissima e lo sta perseguendo assieme alla Reggiana, perché entrambe stanno andando a braccetto nel girone B, nelle primissime posizioni di classifica. Colpo importante, ripeto, un giocatore che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione, che certamente per lui Modena rappresenta una rampa di lancio importante. Altre notizie in casa fermana, sempre un addio, una rescissione del prestito. Questa, se prima abbiamo parlato di Lovaglia, parliamo adesso di Lovaglio, quindi cognomi anche abbastanza sovrapponibili. In questo caso si parla di un'ala classe 2002 che lascia ufficialmente la Fermana per tornare al prestito e tornare così al Torino. Ha firmato, tra le altre cose, con il Team Nuova Florida, quindi riparte dalla Serie D, riparte dal Team Nuova Florida, con la quale, ripeto, Lovaglio ha firmato il contratto semestrale fino alla fine della stagione, e un giocatore di buona prospettiva, su cui la Fermana in estate aveva puntato, ma che adesso, dopo le poche presenze raccolte, ha deciso di interrompere questo rapporto lavorativo. Colpo siglato da parte del Siena, un Siena che ha vissuto diverse vicende societarie e non solo, anche a livello di panchina, tantissimi cambi per quanto concerne la guida tecnica. Adesso piazza un colpo importante a livello di esperienza, arriva infatti l'Averone,
terzino classe 1989 che firma un contratto semestrale con il Siena di mister Padalino, giocatore di esperienza, tra le altre ex Ternana, ex Ascoli, giocatore di ottima lena per quella che è la categoria, ha ancora una gamba importante e sicuramente grazie alla sua esperienza può dare tanto al Siena in ottica raggiungimento di un obiettivo che, vista la classifica corta del girone B, potrebbe anche essere quello, volendo, dell'approdare ai playoff, perché poi la classifica è molto corta e quindi basta poco, basta qualche vittoria consecutiva, fare un po' filotto per riuscire a stazionarsi nella zona playoff. Detto questo, un giocatore che può dare certamente una mano importante considerata la sua esperienza, soprattutto in categoria superiore, visto che ha quasi raccolto 300 presenze in Serie B, e vediamo se riuscirà a dare una mano anche al Siena, che tra le altre cose ha ufficializzato anche una cessione, perché Varela firma ufficialmente la rescissione contrattuale. Tra le altre cose, Varela, che ha provato a Cittadella, ma penso ne parleremo in un altro video, ha la classe 91 che lascia così il Siena dopo una prima parte di stagione in cui aveva anche fatto discretamente, ma che, vista la chiamata di una squadra come il Cittadella di categoria superiore, si è arrivata a questa interruzione del rapporto tramite una rescissione, quindi se non guadagnerà neanche un centesimo, anzi ha dovuto anche, penso io, dare una buona uscita allo stesso calciatore. Detto questo, sicuramente la partita è importante a livello tecnico, a livello di qualità, a livello di imprevedibilità, un giocatore che salta l'uomo, un fantasista, un calciatore brevilineo che sicuramente può dare tanto al Cittadella, che lo ha già annunciato, ma che in termini di Siena sicuramente è una partita importante, anche se sicuramente può rimpiazzarlo con diversi giocatori di altrettanto livello, di altrettanto alto livello. Detto questo, spostandoci nel girone A, parliamo un po' di Legnago, perché è ufficiale l'arrivo di Maggioni, terzino classe 2001 che arriva con la formula del prestito secco direttamente dal Modena, quindi altra operazione siglata dal Modena quest'oggi, giocatore che ha giocato principalmente nel campionato di Serie D in questi ultimi anni con il Alforte, e l'anno scorso all'Arezzo, squadra che l'anno scorso ancora giocava in Serie C, quest'anno invece milita in Serie D. Sta cercando di fare un campionato che le possa permettere di approdare, di ritornare tra i professionisti. Al di là di ciò, terzino di buon livello, under, di buona prospettiva, che può dare una mano a un Legnago che aspira ad una salvezza tranquilla, a evitare sicuramente i play-out e a provare ad arrivare a una salvezza tranquilla. Operazione importante siglata così dal Legnago di Mister Prina, se non mi ricordo male, no, prima mi sembra segnatore della Gian Ermino, non mi ricordo, però vabbè, al di là di questo, sicuramente può dare tanto. Altro calciatore under, questo invece nel girone C, in casa Juve Stabia, infatti arriva Peluso, terzino classe 2001, arriva in questo caso titolo definitivo, ha firmato infatti con la formazione di Sottili un contratto biennale direttamente dalla Mariglianese, squadra che milita nel campionato di Serie D, giocatore che in questi ultimi anni ha principalmente giocato in squadre della Serie D campana, nel senso squadre campane che milita in Serie D, vedasi per esempio la Fragolese, il Portici. Giocatore di buona prospettiva su quello che Gustavo ha voluto puntare e che a livello attuale penso che verrà girato in prima squadra, però non credo onestamente che parta da titolare. Dovrà giocarsi il posto, magari riuscirà a strappare anche qualche presenza quella in questa seconda parte di stagione, ma non sarà neanche così scontato. Ecco, è arrivata, annuncio proprio in questo video l'ufficialità, Lores Varela, nuovo calciatore del Cittadella, come dicevo attaccante classe 1991 che firma con il Città. Varela quindi riparte, come dicevo, dal Cittadella, come preannunciato in precedenza ampiamente, ha la classe 91 che firma così un contratto in realtà non annunciato, però sicuramente a lungo termine, credo io, giocatore di buone qualità che può dare tanto anche in Serie B, soprattutto in una squadra ben collaudata, ben definita qual è il Cittadella di Gorini, che prosegue il lavoro svolto da parte egregio, anche direi da parte di Venturato negli ultimi anni, e che come ogni anno si ritrova a lottare per i playoff. Sicuramente un innesto a livello di qualità, di imprevedibilità,
interessante, importante e alza comunque in questo senso il livello della squadra. Un giocatore di esperienza che non certo rappresenta il colpo da Serie A, ma che può dare tanto se inserito bene, come credo io poi riuscirà ad essere nel progetto Cittadella. Detto questo, di altre notizie, ritorniamo un attimo in Serie C perché c'è da parlare di un colpo in casa Cesena, un Cesena che sta facendo una buona stagione quest'anno e nelle prime posizioni di classifica in un girone molto, molto complicato qual è il girone B e ufficializza Calderoni, terzino classe 1989, che firma un contratto triennale con il Cesena, arriva a titolo definitivo dal Vicenza, operazione importante, un giocatore sul quale c'era anche il Catanzaro, c'erano diverse squadre di alto livello per la categoria. Alla fine Calderoni sceglie Cesena, piazza importante, arriva a titolo definitivo, quindi è un investimento che il Cesena fa per lui. Giocatore di grande esperienza, terzino di livello, che per qualsiasi squadra del campionato di Serie C può dare tanto e rappresentare un colpo importante. Quindi sicuramente in ottica Cesena alza il livello della squadra e non di poco. Detto questo, di altre notizie c'è da parlare di due notizie legate alle giovanili. Perché? Allora, c'è da parlare di notizie legate alle giovanili perché? E qui chiudiamo il video poi. Sek è ufficiale, un nuovo calciatore della Fiorentina, alla classe 2004 che arriva direttamente dal Pisa, in prestito con diritto di riscatto, giocatore di cui si parla un gran bene, molto molto giovane, di prospettiva, che la Fiorentina se lo accaparra. Certo, se lo accaparra per le giovanili, quindi lo potrà valutare più da vicino, lo potrà valutare meglio. C'è anche un diritto che eventualmente dovesse fare bene, potrà essere esercitato da parte della formazione toscana. Eventualmente, ripeto, dovesse fare bene. Ha ottima prospettiva, se parla molto bene di lui, e chissà che la Fiorentina poi non lo prelevi dal Pisa esercitando questo diritto di riscatto. L'altra notizia è un passaggio importante dal Pordenone all'Inter, perché Tamiozzo è il nuovo calciatore dell'Inter, attaccante classe 2005, anche lui di grande prospettiva, un giocatore molto molto giovane, ma che nelle giovanili del Pordenone ha fatto molto bene. Inter che lo ha visionato, lo ha scautato per bene e lo ha così deciso di contrattualizzare, di portarselo via. Fa parte così a livello attuale dei giovani dell'Inter e qui potrà crescere ancora meglio una squadra che poi ti permette di ambire a palcoscenici importanti. A questo punto però mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!